per i nostri ospiti delle domande, credo ci saranno ospiti in giro con un microfono. C'è qualcuno? Siamo dei giorni dove secondo me bisogna veramente stringere. È giustissimo, io il popolo italiano lo paragono a una classe di studenti che appena esce il professore fa casino, ma fondamentalmente secondo me è un popolo che saprebbe stare le regole. Adesso siamo in una situazione per cui secondo me siamo al punto di una svolta storica, potremmo essere al punto di una svolta storica. Io da mesi mi sto cervellando su quale potrebbe essere la soluzione. La chiedo a voi, anche se ve ne propongo tre. Non per far politica. Uno, andiamo tutti, ma dico la maggior parte, ad annullare la scheda al seggio elettorale per vedere se gli diamo una scossa. Sto pensando che poi bastano 10 persone dei soliti noti che vanno a votare e si prendono tutta la pappa lo stesso. Allora sto pensando, voto, mi impegno per far votare, quindi faccio propaganda, mi attacco anch'io al computer, mi impegno per far votare un partito che non siano i soliti. Direi che le tolgo la voce. Mi impegno perché il voto vada su un partito che non è dei soliti. Una volta c'era il voto di protesta, oggi potrei anche indicarne uno che non prende i compensi elettorali, che è incensurato, eccetera, ma sta prendendo delle percentuali 5-6-7% di voto, pur essendo ignorato da tutta la stampa, che è effettivamente un grosso problema. L'ultima terza soluzione che la terza soluzione sarebbe quello che il professor Monti, al di là del giudizio che fino ad oggi ne possiamo dare, perché secondo me è ostaggio di questo Parlamento, fondasse il suo partito, su di lui facciamo finalmente convergere tutti i voti e proviamo della gente diversa che non sia collusa, perché secondo me la maggior parte del nostro Parlamento in un modo o nell'altro c'ha da rinfacciarsi qualcosa per cui sono tutti collusi. E quindi queste sono quello che io sono riuscito a pensare fino ad oggi e su cui mi vorrei impegnare. Certo che un vostro parere sarebbe molto gradito anche per scendere sul concreto. Vi ringrazio tanto per quello che fate da tanti anni. Io intanto sono d'accordo che non è che gli italiani non siano sensibili alle regole, sono sensibilissimi. La prova si è avuta, e qui c'è la dimostrazione che Colombo ha torto e io ho ragione, quando hanno messo la patente a punti. Per 2 mesi circa gli italiani hanno cominciato a comportarsi bene, poi hanno scoperto che ritardano i punti, che comunque, e allora vabbè, ci fanno finta. Perché se si era sparsa la notizia che si faceva sul serio, tutti stavano attenti, mettevano la cintura, prima la cintura non la metteva nessuno e così via. Detto questo, io credo che il problema serio dell'Italia sia la disciplina giuridica dei partiti politici. I partiti oggi in Italia sono associazioni non riconosciute, al cui interno avviene di tutto. Ricordo che ci sono stati 2 segretari di partito, neanche uno solo, che messi in minoranza hanno espulso la maggioranza degli iscritti. Se lo fa il presidente di una bocciofila, vanno dal sindaco e gli fanno fare il trattamento sanitario obbligatorio. Se poi avviene un partito politico, va bene così. Allora, il problema non è di scegliere tra un partito o l'altro o di fondare nuovi partiti, perché in assenza di regole c'è il rischio che diventino anche questi come gli altri. Esatto. Dopodiché io per il resto non saprei cosa dire, perché non mi occupo di politica, mi sono occupato talora di politici, ma solo quando rubavano. Ci sono altre domande? Dovrebbe esserci proprio uno. Sì,
qua, perché temo che magari non riesca a essere... Si sente? Sì. Ma io quello che volevo chiedere è questo, cioè io credo che il problema grosso della giustizia italiana sia il numero delle leggi, pardon, il numero dei reati che è elevatissimo, come confermerete voi, rispetto ad altri, agli altri stati, e poi la durata dei processi che è enorme, lo sappiamo tutti. Quindi quello che mi chiedo, è possibile tecnicamente a livello giuridico arrivare al concetto di abolizione della prescrizione del reato? Perché secondo me con tutte le cause che ci sono in arretrato adesso, molte di esse non arriveranno mai alla soluzione, non arriveranno mai a sentenza. Forse l'unico modo, so che è impossibile, c'era l'ex Cirielli che aveva abbreviato i termini di prescrizione, ma si potrebbe arrivare giuridicamente all'annullamento della prescrizione, almeno fino ad esempio alla fine della maggioranza dei processi in corso? È possibile a livello giuridico una cosa del genere o è un abominio che non si può portare avanti? Grazie. Allora, io credo che entro dei limiti ragionevoli la prescrizione sia una cosa giusta. Io credo che sia giusto che dopo 10, 20, 30 anni dal fatto, sia necessario addirittura che le persone, pensate come sono diverse. Chi ha fatto la domanda avrà 25-30 anni, più o meno. Pensi lei tra 30 anni? Tra 30 anni avrà quasi la mia età, avrà l'età di Del Camino. Allora, pensi com'è diverso Pier Camillo rispetto a quando aveva 30 anni? 25, no, 30. No, io lo so quanti anni ha. Adesso gli sto tirando indietro progressivamente. Sì. Ma pensi com'è diverso? Ma pensi come sarà diverso lei? Ma io credo che proprio non sia giusto, dopo 30 anni, arrivare da una persona e dire: guarda che tu a 18 anni hai fumato uno spinello dandone un altro a un tuo amico e quindi adesso vieni a farti 3 anni. Secondo me non è giusto. Allora, un termine ci deve essere, un termine oltre il quale, ma di fatto, la società non ha più interesse a perseguire. No? Ci sono dei reati che sono imprescrittibili, il sistema della prescrizione, quando non è stata modificata, era un sistema che si basava... che commisurava l'entità della pena in un modo ragionevole alla durata della prescrizione, e poteva starci. Il problema di oggi è che è stata allungata, anche se un poco, la prescrizione per i reati di minor conto. È rimasta molto elevata la prescrizione per i reati più gravi, ma no, anche stupefacenti. Per esempio, stupefacenti. No, invece per una fascia di reati che sono reati più o meno intermedi, tra cui i reati contro la pubblica amministrazione, la corruzione e così via, la prescrizione è stata sostanzialmente dimezzata. Ora, esiste un duplice ordine di problemi. Il problema è che i processi arrivino alla fine. Il secondo problema è che non si debba consentire che la prescrizione, che l'esistenza della prescrizione porti a far sì che una gran quantità di processi non arrivi alla fine. Io credo che una buona strada sarebbe quella di depenalizzare tantissime cose, non è necessario. Se uno costruisce una casa, se salta fuori una casa dove non poteva essere costruita, che sia Tizio, Caio o Sempronio, quella casa lì deve essere abbattuta. Non mi importa nemmeno chi è stato. Quella casa deve essere abbattuta. Abbatti la casa e si risolve in quel modo, come dicevamo, no? Senza neanche bisogno di trovare, perché tanto per abbattere la casa, che sia stato Tizio o Caio o Sempronio, non c'entra niente. Nel momento in cui la casa viene abbattuta, ma non importa tanto alle persone che poi si faccia un processo, si vada a finire, eventualmente non si va mai per queste cose, in prigione. Importa che la casa non c'è più. No? Allora si potrebbe depenalizzare molto, e quei 2.700.000, 800.000, 3 milioni di notizie di reato sarebbero molto meno. Quindi, secondo, bisognerebbe disincentivare
il ricorso alla prescrizione da parte delle persone sottoposte al processo. La strada potrebbe essere quella di dire, bene, la prescrizione vale fino al momento in cui si esercita l'azione penale. Cioè dal momento in cui è stato commesso il fatto al momento in cui comincia il processo, facciamo 10 anni, 5 anni, a seconda della gravità, quel che è. Dopodiché, una volta che è stata esercitata l'azione penale, basta. La prescrizione non c'è più. Io ho paura che un metodo del genere potrebbe, il rischio è che un metodo del genere, meglio il rischio è che un metodo del genere potrebbe portare a allungare comunque i processi. Perché, siccome sono tanti, oggi in Cassazione, io nella mia sezione si facevano i delitti colposi, breve prescrizione, beh, arrivavano quasi tutti al limite della prescrizione. Gli omicidi colposi arrivavano quasi tutti al limite della prescrizione, voleva dire che se tu annullavi la sentenza, tornava indietro, si prescriveva necessariamente. Perché? Ma perché il sistema era fatto, anche la giustizia, l'amministrazione della giustizia di difetti non ne ha pochi. Per esempio l'organizzazione degli uffici. E se gli uffici fossero più organizzati funzionerebbe un filino meglio. Ci sono, E sarebbe peggio. E sarebbe peggio. Insomma, bisogna tener conto di questi due aspetti. Adesso Pier Camillo dice il contrario. Alla fine ci troveremo d'accordo. Non tutto il contrario, ma è tanto una battuta. Oggi i tribunali d'Italia, dato il carico di lavoro, stanno in piedi grazie alla loro inefficienza. Se diventassero un po' più efficienti si scaricherebbe una domanda di giustizia oggi sommersa che li paralizzerebbe in poche settimane. Mi spiego. Ci sono un sacco di persone i cui diritti sono stati violati che non fanno causa perché sanno che ci vogliono 10 anni. Se i tribunali pronunciassero sentenza entro 6 mesi si scaricherebbe anche questa domanda. Nel penale il pubblico ministero è così sommerso che non riesce a dedicare la dovuta attenzione a tutto e quindi una serie di processi finiscono con archiviazioni. Se potesse dedicare la sua attenzione a tutti si moltiplicherebbero i processi. Quindi io credo che sia sbagliata la strada che da 40 anni in Italia si sta perseguendo di cercare di risolvere la crisi della giustizia dal lato della offerta di giustizia. Bisogna contenere la domanda, quindi intanto tagliare drasticamente i reati. Io quando ero in corte d'appello mi investivo a fare i processi per il delitto di cui l'articolo 462 del codice penale, falsificazione e alterazione dei biglietti delle imprese di pubblico trasporto. Detta questa è una roba orrenda, sono quelli che cancellano con la gomma il biglietto della metropolitana o ti parlo un'altra volta. Per un biglietto che costava 1 euro facciamo 3 gradi di giudizio. Primo grado appello e cassazione col difensore pagato dallo Stato, perché di solito questo è irreperibile e comunque non è un lord inglese, uno che fa una roba del genere, un poveretto che non è neanche. E quindi spendevamo circa 3.000 euro dei contribuenti per pagare il difensore, a parte il funzionamento della macchina. E poi quando mi trovavo gli appelli fatti anche decorosamente, in cui dicevano per esempio ma chi è che ha detto che questo biglietto è stato cancellato? I controllori dell'azienda trasporti. Ma perché sono dei chimici i controllori dell'azienda trasporti? Vogliamo fare una perizia per vedere se è vero che il biglietto è stato cancellato? Allora il giudice deve scegliere se buttare altri 1.000-1.500 euro dei contribuenti per fare una perizia, oppure scrivere 3 o 4 pagine per spiegare perché non è necessario fare una perizia. E mi trovavo a pensare, perché non è che uno solo quel processo lì da fare, ne ha centinaia, ma se potessimo fare che do io 1 euro di tasca mia alla mia, però purtroppo non si può fare. Detto questo, che va depenalizzato drasticamente, perché ci sono centinaia di migliaia di reati che potrebbero benissimo non essere perseguiti. Quando io ero bambino, tutte le norme sulla circolazione stradale erano sanzionate penalmente, la sosta vietata era una contravvenzione. Se uno non pagava l'obbligazione arrivava il decreto penale del pretore, si faceva opposizione e si faceva un processo. Adesso non lo dico perché già prima dopo la battaglia di Novara. Venendo alla prescrizione, due osservazioni soltanto. L'Italia, insieme alla Grecia, è l'unico paese del mondo occidentale in cui la prescrizione non soltanto continua a maturare dopo l'esercizio dell'azione penale, ma matura persino dopo la condanna in primo grado quando appella anche solo imputato, che è davvero una stravaganza. Lui è stato condannato, non si acquieta lui con un altro processo, ma perché deve maturare la prescrizione? Boh. Vabbè. C'era però una domanda, nella domanda una questione, può servire a risolvere il problema dei processi pendenti? No, perché la prescrizione è una norma di diritto sostanziale, non si può applicare retroattivamente. Se si allunga il termine di prescrizione, se lo si può fare per i reati d'ora in avanti, mentre per accorciarla
si può accorciarla retroattivamente, per allungarla no. E quindi quelli per cui il termine attuale è così, non c'è niente da fare, quei processi andranno in prescrizione. Tenete conto di un dato, capisco che dare i numeri sia sempre fastidioso, ma per darvi l'idea della crisi della giustizia in Italia e delle sue ragioni, perché guardate poi la durata dei processi dipende in gran parte dal loro numero, l'Italia, che spende più o meno per la giustizia come la Gran Bretagna, ogni anno fa 3 milioni di processi penali. La Gran Bretagna, con gli stessi soldi, fa 300.000 processi penali. Cioè noi ne facciamo 10 volte di più. Adesso non è che i processi servono solo a fabbricare detenuti, ma il rapporto tra il numero di processi e il numero di detenuti, da un lato l'indice della necessità del processo e dall'altro della sua efficacia, perché fare un sacco di processi per non punire nessuno non ha senso, si potrebbe evitare di farli a monte. La Gran Bretagna con 300.000 processi penali l'anno ha 100.000 detenuti, l'Italia con 3 milioni di processi penali l'anno ha 68.000 detenuti, evidentemente una macchina gigantesca che gira molto. Io volevo domandare al professor Giudice Davigo se, visto che abbiamo la Costituzione che difende i nostri diritti, come dobbiamo fare noi italiani per far rispettare i nostri referendum, visto e considerato che il Parlamento li ignora? Poi volevo domandare, come si fa? Cioè, i giudici come mai non intervengono? O si sta succedendo qualche cosa? Informatemi, perché non ne sono al corrente. Ma noi abbiamo avuto un ministro dell'economia, Tremonti, fino a poco tempo fa, che pagava 4.000 euro mensili di affitto in nero, e non mi risulta che sia stata fatta qualche azione legale nei suoi confronti, voglio dire. Mi risulta che sia ancora rispettato e insomma, onorato come un onorevole, mentre dovrebbe essere altro il nostro atteggiamento. Abbiamo votato un referendum contro il finanziamento dei partiti e ci troviamo con dei partiti che è stato considerato che la somma dei tesoretti dei vari partiti raggiunga la cifra, mi pare, di 500 milioni. Ora abbiamo un paese che è sul lastrico, ha un disperato bisogno di denaro, ma perché i partiti non mettono a disposizione questo denaro, visto che è denaro pubblico, pagato da noi? Non lo mettono a disposizione del paese, del governo, per fare delle cose concrete, ovviamente. Ma perché possono permettersi di spenderli per andare a fare delle vacanze a Honolulu o alla Hawaii, non so dove, e nessuno dice niente? Poi volevo domandare anche un parere tecnico sulla nuova istituzione. Secondo un decreto legislativo, mi pare che da marzo di quest'anno non è più possibile accedere a un processo senza prima passare attraverso la mediazione civile, e quindi volevo chiedere un parere se sarà effettivamente utile, secondo voi, per aiutare lo svolgimento di questa giustizia che è veramente la vergogna dell'Italia, perché non funziona, è imballata, è assolutamente inutile. Va bene? Grazie. Allora, comincio dall'ultima, ma io credo che se la mediazione... No, comincio dall'ultima. Ma scusa, ho posto, vedete com'è? Sempre così è. Allora, non è mica un ordine del giorno. Allora, no, comincio dall'ultima, perché per me è la più interessante, cioè è quella. So, io credo che la mediazione, se le persone incaricate della mediazione fossero veramente preparate, io credo che la mediazione servirebbe moltissimo, veramente moltissimo. Poi si tratta di vedere se si è capace di farla funzionare oppure no. Il referendum bisognerebbe farne un altro referendum sul finanziamento pubblico, perché di quando è il referendum sul finanziamento pubblico? E sono passati 17 anni. Pensate quanto è del 93, quindi sono passati 19 anni. Pensate quante persone che hanno votato il referendum di allora sono morte.
E quante persone che ancora non erano nate o che avevano un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, 15 anni, adesso possono votare? E cambia, cioè l'elettorato cambia. Se ai cittadini italiani non va bene, quello che secondo me può essere un tradimento del referendum da allora, ma potrebbe anche interpretare esattamente il pensiero dei cittadini da adesso, se ne fa un altro di referendum. E la terza domanda, che sarà che ti ricordi tutto? Cos'era la terza cosa? E lì bisogna chiedere, no, lì era giusto, me ne ho dimenticato, perché questa è materia del giudice, io non faccio più il giudice. Va di moda che bisogna evitare uno che la pensi in un modo e uno che la pensi in un altro. Mi hanno dato una finta. Siccome va di moda che bisogna evitare uno che la pensi in un modo e uno che la pensi in un altro, noi dovevamo parlare di Mani Pulite. Abbiamo pensato che i delinquenti erano invitati, quindi abbiamo detto: invitiamo 2 incensurati, 2 giudici e facciamoli fare che almeno un po' non vanno d'accordo. Non è che non andiamo d'accordo, non andiamo quasi mai d'accordo. Quando parlo del complotto, no? Si immagina un magistratore, una falange macella, facciamo una giornata a litigare. Allora, l'esempio, visto che ha invertito l'ordine, sono costretto a farlo anch'io, è quello della mediazione. La maggior parte delle cause sono fatte da creditori che vogliono essere pagati dal loro debitore che non li paga. Non c'è proprio ben niente da mediare. Quello media se gli conviene, se non gli conviene non media. E siccome non ci sono disincentivi seri, mentre in altri paesi, se tu vai a giudizio sapendo di aver torto e resisti in giudizio sapendo di aver torto, ti disfano, ma non conviene. Quando io ero ragazzino, la minaccia di chi si comportava bene verso chi si comportava male era ti faccio causa. Adesso la minaccia di chi si comporta male verso chi si comporta bene è fammi causa. Allora, ci sono meccanismi di incentivazione o disincentivazione. Perché mai il debitore che non paga dovrebbe dire va bene, sono disposto a pagarti? Non continuo a non pagare, a meno che non mi dai solo la metà, allora certo, che ha comunque guadagnato la metà. Veniamo a fammi finire. Infatti mi sono interrotto. Sul referendum ha già risposto, i cittadini hanno comunque il diritto di voto, lo possono esercitare, quindi possono sempre richiedere il referendum e esercitare. Quanto Tremonti non è reato, è un illecito amministrativo. Abbiamo appena finito di dire che bisogna ridurre i reati, se cominciamo ad aumentarne di nuovi, è un illecito amministrativo, ci deve pensare l'Agenzia delle Entrate, non il Sì, no, volevo soltanto dire che è vero, per quel che riguarda il creditore che non è pagato al debitore. Lì però, per esempio a Milano, adesso ci sono i decreti ingiuntivi telematici, si fa molto molto più in fretta di quel che si faceva precedentemente. Però provate a pensare quante cause ci sono in Italia che dipendono da liti condominiali, per dirci. Ma ce n'è una marea. In civile, nel ramo civile, molte cause si concludono attraverso una transazione perché il giudice è capace di far vedere alle due parti chi è quello che ha ragione e chi è quello che ha torto, senza bisogno che si faccia il processo. La mediazione servirebbe esattamente a questo se fosse fatta bene. Allora, poi per il creditore non soddisfatto credo che sia abbastanza poco, però anche in quei casi lì uno può dire guarda che le fatture con cui tu chiedi il decreto di ingiunzione del decreto ingiuntivo sono delle fatture che in parte non dimostrano niente, perché non sono fatture, sono dei bigliettini tuoi, eccetera. Io credo che servirebbe se. Però la mia ottica a proposito della funzione della giustizia è un'ottica molto riconciliativa. E invece la sua ottica è un'ottica molto retributiva. E allora per questo abbiamo delle prospettive diverse. Addirittura di deterrenza, lui proprio, cioè la giustizia ideale sarebbe fatta con la mazza da golf.